il servizio delle valutazioni ambientali dell'assessorato dell'ambiente. La riunione è stata positiva perché tutti quanti hanno manifestato la volontà di collaborare e naturalmente sono stati messi in evidenza i diversi adempimenti che il Comune deve effettuare. In particolare è stato evidenziato che rimangono fermi i tempi per l'espletamento della variante e la necessità imprescindibile di acquisire i pareri relativi alla valutazione ambientale strategica, al VAI e alla tutela del paesaggio per alcuni aspetti che richiedono delle valutazioni di natura paesaggistica. Quindi il programma di valorizzazione che attua il piano paesaggistico regionale deve essere fatta e può essere fatta a condizione che si verifichino queste tappe intermedie che devo dire il Comune ha pienamente consapevoli, con la garanzia da parte della Regione di dare un supporto tecnico adeguato, cosa che abbiamo sempre fatto da quando sottoscrivemmo il protocollo nel luglio del 2014 sino ad oggi. Ancora una volta con la volontà di consentire, nel momento in cui partiranno le misure del PSR, agli operatori di rispettare i tempi da ottobre in poi di poter accedere ai bandi delle misure del FEAS.